Due donne si fingono inquiline di un palazzo e truffano un'anziana a Fossi Termi, il bottino è di 650 euro. Nuove povertà, la Caritas apre le porte a tutti coloro che sono in difficoltà. I muscolai raccolgono oltre 400 firme per far proseguire il festival Muscoli e Focaccia alla Morin per tutta l'estate. Bagni ancora off limits a Punta Bianca, domani verrà fatto brillare l'ordigno trovato sabato da due bagnanti. Gli Aquilotti ripartono da Follo per la quinta stagione di Serie B. Dall'Empoli arriva il nazionale Under 21 PU. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a una nuova edizione del TLS Giornale. Come avete sentito dai nostri titoli, apriamo con la cronaca. Sono entrate in casa di una coppia di anziani raccontando di essere le nuove vicine di casa, ma in realtà erano due truffatrici che hanno portato via 650 euro in contanti. L'episodio è accaduto ieri alle 12.30 a Fossi Termi. Le due donne hanno suonato all'appartamento dell'anziana coppia approfittando che il marito di 89 anni era uscito per delle commissioni, presentandosi come le nuove vicine. La donna, 88 anni, le ha fatte entrare e una di loro, probabilmente approfittando di una distrazione dell'anziana, si è introdotta nella camera da letto dove ha sottratto 650 euro custoditi in una pochette. Il marito ha fatto rientro e, sorprendendo le due in casa, si è insospettito, ha controllato in camera da letto e si è accorto che il denaro era sparito. Le due si sono date alla fuga, sull'episodio sta indagando la Polizia di Stato. Nuove povertà. La Caritas dà risposta alle esigenze di chi si trova in difficoltà anche momentanea. Tra sfratti, perdita di lavoro e problemi economici, il quadro cui deve far fronte la Caritas diocesana per aiutare la famiglia è complesso. Nell'intervista a Don Luca Palei abbiamo fatto il punto sulla situazione e ricordato come si può chiedere aiuto a chi si trovasse in difficoltà. Per noi Laura Ivani e Davide Morina. Parliamo di nuove povertà e di quanto sta facendo la Caritas su questo fronte nella nostra provincia. Ecco, facciamo un quadro della situazione. Sì, la situazione anche per quanto riguarda diciamo così, le persone senza dimora, comunque sia, ecco, potremmo dire, i soggetti a rischio di emarginazione, così definiti, ecco, della nostra provincia, andiamo a dei numeri veramente importanti, perché ci troviamo purtroppo con i nostri centri d'ascolto ogni giorno affollati da persone che vengono a chiedere aiuto, aiuto per ragioni finanziarie, ragioni alimentari, ragioni lavorative e talvolta anche proprio perché viene a mancare la casa. Solo l'anno scorso, ecco, dicevamo che l'afflusso di persone al nostro centro d'ascolto di La Spezia e quello di Sarzana, che sono i due diocesani, sono state circa di 5.000 persone. E quindi questo è un dato che ci ha fatto tremare. E questa parte, evidentemente, escludendo poi tutta l'assistenza che viene data ai migranti che arrivano via mare. Ecco, concretamente, chi si trovasse in una situazione di anche momentaneo bisogno, chi avesse subito uno sfratto, dalla Caritas che aiuto può avere e come fa a rivolgersi appunto alla Caritas? Beh, penso che il primo passo importante che si possa fare è anzitutto magari recarsi dal proprio parroco, per esempio. Il parroco potrà prendere contatto con, per esempio, con la Caritas, direttamente o con me o con il centro di ascolto. Centro di ascolto che peraltro potrebbe essere l'altro sportello a cui rivolgersi, quindi o in parrocchia direttamente, oppure se per praticità di vicinanza, oppure perché appunto in tante parrocchie forse il parroco magari è a giro magari con altre parrocchie, quindi da condividersi la sua presenza, si potrebbe andare per esempio anche al centro d'ascolto in via Don Minzoni o a Sarzana e tranquillamente manifestare con le persone che sono disponibili in loco quello che è il proprio bisogno e vedere poi se si riesce, appunto, mettendo insieme sicuramente la disponibilità della Caritas, ma soprattutto la voglia di ripartire e quindi il tentativo almeno di rimettersi in gioco anche da parte di chi cerca aiuto, perché è chiaro che non possiamo fare tutto da soli, come si suol dire. Quindi, ecco, il coinvolgersi può essere veramente un modo per poter, ok, aprire il cuore, aprire la situazione, la Caritas fa il primo passo magari per ripartire, però poi ci vuole anche il resto, insomma, questo sì. Soccorso questo pomeriggio sui sentieri delle Cinque Terre, un turista norvegese ha preso
una storta, ferendosi gravemente a una caviglia, e sono state messe in pratica da parte dei vigili del fuoco e degli altri soccorritori le manovre con una barella specifica da montagna. Il turista è stato preso in cura, è stato riaccompagnato al borgo di Vernazza, dove poi è stato affidato al 118. Bagni vietati a Punta Bianca sino a domani, mercoledì 13 luglio compreso, per permettere le operazioni per far brillare il residuato bellico ritrovato sulla scogliera di Punta Bianca da alcuni bagnanti domenica scorsa. Lo ha reso noto la Capitaneria di Porto della Spezia, che avvisa che la fascia di mare profonda 150 metri dalla scogliera di Punta Bianca è dichiarata pericolosa per la navigazione marittima, la sosta di unità, la balneazione e l'esercizio della pesca. La situazione potrà tornare alla normalità dopo l'opportuna bonifica operata dagli artificieri. Domani alle 10.30 protesta dei vigili del fuoco aderenti al sindacato Conapo a Roma in via 20 settembre davanti al Ministero dell'Economia, cui parteciperà anche una delegazione proveniente dai comandi della Liguria. Non chiediamo privilegi, ma un trattamento retributivo e pensionistico pari agli altri corpi dello Stato, si legge in una nota che si occupano di sicurezza. Chiediamo al MEF provvedimenti legislativi per sanare questa ingiustizia. Riunirsi in assemblea è un sacrosanto diritto sindacale dei lavoratori. Trasporto Unito, invece che polemizzare con i lavoratori, pensi a far pagare gli straordinari alle aziende che rappresenta. La RSA di Sistema Porto replica così alle dichiarazioni di Piero Adorni, rappresentante di Trasporto Unito, sull'assemblea sindacale che si è tenuta ieri. Le dichiarazioni di Adorni sono vergognose. I lavoratori hanno il diritto di riunirsi, l'assemblea si è svolta regolarmente senza interventi esterni. Le rivendicazioni di cui si è discusso riguardano solo i lavoratori e la Sistema Porto. Lo ribadiamo, Adorni si preoccupi di far pagare lo straordinario ai lavoratori da parte delle aziende che rappresenta. Nella giornata di mercoledì 13 e giovedì 14 i servizi di raccolta, rifiuti e spazzamento verranno regolarmente espletati. Sono state infatti sospese le due giornate di sciopero nazionale dei lavoratori del comparto di igiene ambientale a seguito della sottoscrizione dei protocolli d'intesa per i rinnovi del CCNL Federambiente e Fise Assoambiente. Entro la fine del mese la Regione Liguria effettuerà una giunta itinerante alla Spezia. Questa mattina il Presidente della Regione ha ribadito che in quell'occasione si parlerà della progettazione definitiva della Via dell'Amore, del Master Plan sull'Isola Palmaria, della gestione UNESCO del Parco Nazionale delle Cinque Terre e del dissesto idrogeologico. Per Toti la Spezia è una città che ha conosciuto una forte espansione turistica e sulla quale c'è da investire molto. Tra i temi caldi su cui ragionare anche il waterfront e la stazione croceristica spezzina. Shock e dolore per le notizie che arrivano dalla Puglia, tutta la Liguria è vicina alle famiglie delle vittime. È il messaggio di cordoglio del Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti per le vittime dell'incidente ferroviario che ha coinvolto questa mattina due treni lungo la linea di Bari. Ci uniamo al dolore delle famiglie delle vittime del drammatico incidente avvenuto questa mattina, pertanto accogliamo la proposta del Comitato Pendolari Genova-Milano e Comitati Pendolari Federati Assoutenti nell'osservare domani a mezzogiorno un minuto di silenzio in tutte le stazioni della Liguria. Lo ha annunciato l'assessore regionale ai trasporti Gianni Berrino dopo appunto l'incidente ferroviario di oggi in cui hanno perso la vita oltre 20 persone. Infatti i dati recenti confermano che sono almeno 23 le vittime e oltre 50 i feriti. Cambiamo argomento. L'arrivo dell'estate ha fatto emergere, come era ovvio, tutte le problematiche legate alle carenze degli impianti di condizionamento. Sindacati di nuovo sul piede di guerra per le condizioni del palazzo, delle agenzie e delle entrate. In una nota i sindacati specificano parte dell'immobile ne è sprovvisto e da tempo non risulta funzionante neppure nella zona in cui è installato. Se a questo aggiungiamo il fatto che aprire le finestre degli uffici, per quanto questo possa servire, è di fatto reso impossibile
per i rumori causati dal fatto che da anni la zona adiacente interessata dal cantiere di Piazza Europa si può ben immaginare quali ovvi pesanti disagi siano costretti a sopportare operatori e cittadini. La nota prosegue: questa situazione non è più accettabile, sommata ad altri problemi di natura organizzativa, ha fatto prendere i lavoratori riuniti in assemblea la decisione di dichiarare lo stato di agitazione a livello regionale. I dipendenti dell'agenzia chiedono idonee e dignitose condizioni di lavoro per poter svolgere al meglio il proprio lavoro e fornire ai cittadini allo Stato un adeguato servizio. Bene, proseguiamo. Il Festival della Focaccia e dei Muscoli della Spezia proseguirà in passeggiata a Morin fino al 25 luglio, ma è in corso una petizione da firmare presso lo stand per garantire questo appuntamento con i prodotti tipici per tutta l'estate, anche durante il periodo del Palio del Golfo. Martedì intanto è convocata una riunione con l'assessore Mori per fare il punto, consegnare le firme raccolte, già moltissime in pochi giorni, e trovare una soluzione. L'intervista è di Laura Ivani, le immagini di Davide Morina. I muscoli della Spezia e la focaccia ligure erano diventati un po' un appuntamento fisso per l'estate spezzina qui al Moro, alla passeggiata Morin. Quest'anno le cose sono andate un po' diversamente perché il festival prosegue solo fino al 25 luglio. Voi vi siete opposti a questa decisione, state raccogliendo anche una petizione. Come sono andate le cose? La gente viene spontaneamente a firmare, una cosa che non ci aspettavamo neanche noi, sinceramente, perché abbiamo dimostrato in questi ultimi anni, mantenendo la postazione per due mesi e mezzo, di attirare praticamente tante persone, tanto pubblico, e è rimasto contento delle nostre preparazioni, dei nostri prodotti. Noi dovremmo lasciare la postazione qua in passeggiata Morin il 25 luglio. E oggi è stata convocata una riunione per la settimana prossima in comune, a quale parteciperanno tutte le associazioni di categoria, per vedere un attimino se è possibile valutare un proseguo della manifestazione vera e propria. C'era anche un progetto che prevedeva una struttura, questo poi non è decollato? Non è decollato semplicemente perché non abbiamo avuto le garanzie a suo tempo, quindi praticamente l'autunno scorso, della possibilità di stare in passeggiata per i tre mesi, perché naturalmente questo ente importante, che posso dirlo, Fondazione Carispezia, ci avrebbe praticamente fatto un omaggio di questa struttura a condizione che fosse usata per un lungo periodo di tempo, non certamente per una ventina di giorni. Qual è l'appello che rivolgete alle istituzioni? Ma quello che abbiamo un po' detto in questi giorni, raccogliendo le firme, vuol dire che la gente ci vuole in passeggiata, vuole passare quella mezz'oretta all'aria aperta a degustare un po' di prodotto tipico, ma noi non siamo egoisti, noi non vogliamo lavorare solo noi vorremmo che tutta la passeggiata durante il periodo estivo lavorasse i prodotti tipici del territorio, perché questa, come dicono da più parti, è il biglietto da visita della città, la passeggiata Morin, e questo deve essere il punto di presentazione dei prodotti tipici del territorio. Nei giorni scorsi si è parlato anche della questione muscoli o cozze, voi come vi ponete in questo senso? Ma noi abbiamo scelto di utilizzare la parola muscoli perché naturalmente in Liguria, soprattutto alla Spezia, muscoli si parla di mitili, quindi di cozze, quindi è un collegamento automatico. E naturalmente sulle nastrine del confezionamento del prodotto che va anche fuori regione, va nelle altre regioni, servono le diciture scientifiche, le diciture di termini di legge che sono praticamente mitili o cozze, e la dicitura in latino che è mitilus gallo provinciali, questo lo stabilisce la legge. Il nostro scegliere la parola muscoli è legato soprattutto a un discorso dialettale e di marchio del prodotto. Una delle specialità che proponete qui sono proprio questi muscoli, ma qual è la ricetta? La ricetta è lasciarli più semplice possibile, aggiungiamo solamente un po' di vino bianco, un po' d'olio, un po' di prezzemolo con l'aglio e un po' di limone, e sono a posto così. Quali altre specialità si possono gustare? Facciamo anche i muscoli ripieni e anche quelli lì, diciamo, vabbè, la ricetta è quella classica spezzina, con ripieno con la mortadella e i muscoli tritati. Ieri era la festa di San Benedetto, patrono d'Europa. Il santo è stato celebrato al monastero delle monache benedettine di Santa Maria del Mare a Castellazzo. Vediamo il servizio di Italo Lunghi. La
La sera di lunedì 11 luglio erano molti gli amici del monastero benedettino di Marinasco che hanno voluto stringersi alle monache claustrali e all'abate per onorare con loro la festa liturgica di San Benedetto, una celebrazione presieduta dal vescovo diocesano Monsignor Luigi Ernesto Palletti nella chiesa adiacente il convento e concelebrata da molti sacerdoti diocesani che non hanno fatto mancare il loro affettuoso saluto alla piccola comunità monastica. È il pensiero del nostro vescovo a rappresentare il sentimento di tutti nel saluto che rivolge loro. Innanzitutto un carissimo saluto alle nostre sorelle monache, che sono una presenza luminosa e preziosa per una chiesa, una comunità contemplativa nel silenzio della preghiera, alimenta direttamente il cuore della chiesa locale, per non dire poi anche quello della chiesa universale, e dunque un grazie riconoscente, un ricordo nella preghiera. E un saluto al Padre Abate, sembra doveroso anche questo. Il giorno di San Benedetto, come non ricordare queste figure presenti in mezzo a noi. Poi l'omelia, partendo proprio dal ricordo di San Benedetto, patrono d'Europa, con riflessioni profonde accolte nel raccoglimento dall'Assemblea. San Benedetto, santo conosciutissimo, ma nello stesso tempo un santo da riscoprire quotidianamente, anche perché veramente ha inciso sulla vita di fede, ma ha anche inciso sulla vita della comunità degli uomini. Non dimentichiamoci la grande opera che Benedetto fa nel ricostituire veramente, nel dare forma e pienezza ad una civiltà. Ecco, Benedetto parla a tutti. Noi lo ringraziamo, ovviamente, noi lo preghiamo perché intercede per noi, noi cerchiamo di seguirlo, perché ci rendiamo conto che da quella officina probabilmente non ne usciremo fino al giorno del giudizio. E allora sia veramente un camminare insieme, gioiosamente, ma anche estremamente nella concretezza della vita. Dopo la benedizione conclusiva, impartita dal vescovo Monsignor Palletti, i convenuti sono stati ricevuti nella sala per un cordiale saluto e il consueto rinfresco offerto dalle suore del monastero. Un più ampio servizio sulla celebrazione verrà trasmesso questa sera nel corso di Essere Chiesa Oggi. L'Associazione Nazionale Dentisti Italiani della Spezia ha donato un defibrillatore all'Autorità Portuale della Spezia. Questo strumento, in grado di assicurare un pronto intervento medicale in caso di arresto cardiaco, sarà posizionato al molo Garibaldi, nell'area di sbarco dei passeggeri delle navi da crociera. Il defibrillatore sarà a disposizione del team di security guidato dal comandante Manuel Tavilla, che sta provvedendo ad addestrarne all'uso il personale in servizio. Indunavi compie 50 anni, l'azienda spezzina specializzata in forniture tecniche industriali per la nautica festeggia oggi mezzo secolo vissuto intensamente, non senza difficoltà. Dopo la crisi EFIN superata dal fondatore Mario Vergano, con l'orgoglio di non aver lasciato a casa nessun dipendente e le alluvioni nel distretto di Via Valdilocchi degli anni 2000 a mettere alla prova Indunavi anche l'incendio del 2013. Ostacoli lasciati alle spalle che rendono ancora più bello il traguardo del 50esimo, salutato da Lidia Vergano, figlia di Mario e rappresentante legale della società, dal suo staff e da soci e clienti storici. Cambiamo argomento. In occasione della 48esima edizione del Festival Internazionale del Jazz, l'amministrazione comunale della Spezia, in deroga al regolamento di acustica approvato dal Consiglio Comunale numero 26 del 5 aprile 2007, consente a tutti i titolari di pubblico esercizio, nel periodo compreso dal 13 al 17 luglio, di organizzare intrattenimento musicale live e acustico dalle 18 alle 22. Ma sentiamo maggiori dettagli nell'intervista all'assessore Corrado Mori. Le immagini sono di Raffaele Maulella. Spezia sta vivendo appieno la sua estate, sono in programma tantissimi eventi e arriva anche un'ordinanza che, diciamo, li favorisce. Sì, diciamo che
Spezia sta cambiando, sta diventando una città turistica, ricca di eventi, di divertimenti, un punto di riferimento importante di un'area vasta, e cerchiamo tutti quanti di farla vivere intensamente. In occasione del Festival del Jazz, che è, vi ricordo, uno dei festival più antichi del nostro paese, abbiamo pensato di poter favorire, insomma, l'attesa dei concerti più importanti e più significativi, dando una deroga alla rumorosità a tutti i ristoratori, a tutti i locali, a tutti i dehors che possono fare musica sia nel locale che nel dehors, musica live, magari in tinta, in sintonia con la programmazione del Festival Jazz, dalle 18 alle 22. Perché abbiamo fatto questa deroga? Uno, per venire incontro alle esigenze dei locali, però tenendola dalle 18 alle 22, cioè dalle 6 alle 10, nell'ora dell'aperitivo, abbiamo cercato anche di trovare un giusto equilibrio tra le esigenze dei locali, dei ragazzi, dei giovani, insomma di chi vuol vivere intensamente la città, ma anche dei residenti che a una certa ora possono trovare finalmente tranquillità. In questo contesto siamo appunto all'avanguardia, nel senso che questa qui, lo dicevi tu, è un'estate veramente importante. Tra qualche giorno, fra qualche settimana ci sarà il Palio, il villaggio del Palio, ricco di eventi, ricco di musica, lungo la passeggiata Morin, con una ruota panoramica di oltre 20 metri, insomma 25 metri, quasi 30 metri per la verità, che potrà arricchire ulteriormente la nostra città di eventi e farla diventare davvero un punto di riferimento importante e significativo per il turismo. E turismo vuol dire anche dare possibilità ai nostri giovani, ai nostri ragazzi. In pellegrinaggio alla Casa di Maria, seguendo il suggerimento di Papa Francesco, le confraternite spezzine sono andate al Santuario della Madonna di Loreto, uno tra i più importanti santuari mariani del mondo. Il servizio è di Raffaele Maulella. I fedeli della diocesi spezzina, accompagnati dalle confraternite, sono stati in pellegrinaggio mariano a Loreto. Ecco, questo sulla scia di una precisa richiesta del Papa. Infatti, alcuni anni fa, in occasione del nostro raduno internazionale a Roma, Papa Francesco aveva dato un mandato specifico alle confraternite di andare in pellegrinaggio ai santuari mariani con le loro famiglie e di portare con sé anche i fedeli, quale occasione di unione, di unità e di gioia. Le confraternite hanno subito risposto a questo invito. Si sono subito recate alcuni anni fa al Santuario della Misericordia di Savona. L'anno successivo siamo stati a Caravaggio e poi siamo stati anche a Sottolmonte in occasione della santificazione di Papa Giovanni. E l'anno scorso siamo stati al Santuario Mariano di Monteberico. Quest'anno, parlando con il nostro Vescovo, Monsignor Palletti, ci siamo detti che avremmo potuto allargare questo pellegrinaggio anche alla Diocesi. E infatti, insieme all'Ufficio Pellegrinaggi della Diocesi e a Mostarda, abbiamo organizzato questo pellegrinaggio a Loreto, culla della nostra cristianità, della nostra fede. È quella casa che ha accolto il Signore Gesù nel suo nascere e crescere, a questo punto non può più essere un qualcosa di ristretto, avere un perimetro circoscritto dalle proprie mura. A questo punto veramente il Signore ha posto la tenda in mezzo a noi, così dice il Vangelo di Giovanni, è venuto ad abitare in mezzo a noi. La casa più bella è il grembo di Maria, la casa in cui il Signore Gesù abita è il grembo dell'umanità. Ecco, noi lo vogliamo accogliere così, con tanto silenzio, con tanto ascolto, con tanta laboriosità, ma anche con tanta capacità di vivere nella nostra esistenza quello che Lui ha messo dentro di noi, la sua salvezza. E siccome questo non è possibile senza la misericordia, ecco il gesto che abbiamo compiuto. Abbiamo passato la porta
che a questo punto non è più la porta di una casa, è la porta del cuore di Dio, perché noi siamo fatti per vivere nel cuore di Dio. «100% estate a Spezia, 120% giorni, proseguono gli appuntamenti di Caravan l'estate nei quartieri della città. Domani, mercoledì 13 luglio, agli Orti di San Giorgio, alle 19, Renato De Rosa presenta la variante del Pollo International. Sempre domani in Piazza Brina alle 17, Imparata, il laboratorio di percussioni per bimbi e ragazzi, per le notti di cinema ai giardini. Domani e giovedì alle 21.30, proiezione del film The Danish Girl. Settimana ricca di grande musica allo Spazio Boss della Spezia, l'area eventi organizzata alla Pinetina del Centro Allende. Domani, mercoledì 13 luglio alle 21.30, il Festival Internazionale del Jazz proporrà il live di James Carter, uno dei sassofonisti più stimati degli ultimi 25 anni. Giovedì 14 luglio alle 21.30 sarà la volta di Giovanni Lindo Ferretti e il suo progetto A Cuor Contento. Oltre un centinaio di persone hanno applaudito sabato sera la rappresentazione del Prometeo di Eschilo nell'interpretazione di Angelo Tonelli, andata in scena nella splendida terrazza di Castello San Giorgio alla Spezia. L'appuntamento rientra nella rassegna Noti al Castello e dintorni, curata dalle biblioteche civiche e dal Museo del Castello di San Giorgio. Vediamo il servizio. Maestra di tutte le arti, risorsa formidabile per i mortali, ma questa, la colpa di cui sconto la pena qui. Successo sabato scorso nella splendida terrazza di Castello San Giorgio per la rassegna Notti al Castello e dintorni curata dalle biblioteche civiche e dal Museo del Castello del libro adattamento da Eschilo Prometeo nella traduzione di Angelo Tonelli. L'eco dei colpi battuti sul ferro percosse gli antri delle nostre grotte e cacciò via da me il riservo degli occhi e subito scalza balzai dinanzi a te. Nell'interpretazione di Tonelli, Prometeo costituisce uno dei poli della dialettica tra tecnica e natura. Grazie alla sua ribellione e a prezzo della sua sofferenza, induce Zeus, garante dell'ordine naturale, ad accettare che gli uomini ricevano i doni della tecnica, in primis il fuoco, ma a patto che in virtù di questi doni non alterino l'equilibrio della natura. Di ciò si fa garante come simbolo vivente in questi tempi in cui la tecnica, se non sorvegliata, va ben al di là dei limiti dell'equilibrio e delle leggi non scritte della natura e dell'etica. Un puledra giogato da poco a infuri recalcitrando alle redini. Domani sera a Sestri Levanti in Piazza Matteotti dalle 20.30 concerto di Buio Pesto a ingresso gratuito. Ospiti della manifestazione anche Daniele Racco e lo chef Alessandro Dentone. Crescendo cantando è il titolo del progetto dell'Istituto Comprensivo Scolastico 4 della Spezia che ha portato gli alunni ad esibirsi sul palco del nuovo imparando non solo l'arte del cantare in coro ma soprattutto l'arte di stare insieme. Vediamo il servizio. Cantare insieme riconoscendo la propria individualità attraverso la consapevolezza della vocalità di ognuno per poi amalgamare il tutto in qualcosa che non sia la semplice somma delle parti, ma riuscire a sentirsi insieme dando vita ad un coro. Questo è il filo conduttore del progetto che si è sviluppato nel secondo quadrimestre all'Istituto Comprensivo 4 della Spezia, un progetto che è culminato con uno spettacolo dal titolo Crescendo, Cantando, che si è svolto sul palco del cinema teatro Il Nuovo. Uno spettacolo musicale frutto di un percorso di pratica ritmica, vocale e corale, in continuità tra la scuola dell'infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado, che ha coinvolto moltissimi alunni che si sono cimentati con una prova di fine anno divertente, formativa e memorabile. I ragazzi hanno appreso cosa sia la cultura corale, espressione che diventa autentica metafora di quella che è la comunità scolastica. Sul palco gli alunni della scuola dell'infanzia Don Minzoni, gli alunni delle prime e seconde della primaria Garibaldi e la seconda B e prima D della secondaria Pellico.
Il percorso, realizzato grazie ai docenti di musica, ha visto la collaborazione con specialisti di musica assegnati come potenziatori, figure ideate dalla riforma sulla buona scuola. I docenti hanno accompagnato con strumenti musicali canti proposti dagli alunni. Una manifestazione riuscita e da ripetere, cui hanno assistito naturalmente le famiglie dei giovani coristi, oltre a presidi, collaboratori e insegnanti. Il nostro spettacolo si chiama Crescendo Cantando e con queste due parole già possiamo comprendere il significato che noi abbiamo voluto dare a questa attività. La musica come compagna di viaggio in una crescita che è una crescita globale, sia di tipo cognitivo che di tipo emotivo. In questo pomeriggio si sono avvicendate sul palco del teatro le nostre scuole, i bambini della scuola dell'infanzia, circa 80 bambini magistralmente guidati da Gloria Clemente. Poi abbiamo avuto le classi prime e le classi seconde della scuola elementare primaria Garibaldi, seguiti dal professor Bracco, e poi avremo i ragazzi delle prime della scuola media, a sottolineare un percorso di continuità che noi abbiamo voluto costruire proprio utilizzando il linguaggio della musica. Ma veniamo alla pagina sportiva e parliamo dello Spezia Calcio, forse con meno clamore degli anni passati, ma con la sensazione che senza tanti proclami alla fine si riesca a far meglio degli anni passati. Prende il via domani con il ritrovo dei convocati e il primo allenamento a Follo la stagione 2016-2017 dello Spezia Calcio, quinto campionato di fila di Serie B, e questa è già una notizia perché non accadeva dalla stagione 1950-51. Ce ne parla Sergio Liofili. Con il ritrovo dei convocati e il primo allenamento di domani pomeriggio alle 17:30 prenderà il via ufficialmente la stagione 2016-2017 dello Spezia Calcio. Sabato la partenza per il ritiro di Norcia. Saranno 29 gli aquilotti che affronteranno questa prima fase, compreso l'ultimo arrivato, l'attaccante Alessandro Pio dall'Empoli, con il gruppo che affronterà i primi test fisici nella mattinata di giovedì. 3 giorni di sedute pomeridiane con la guida di Mimmo Di Carlo, sempre al Comunale, per poi partire alla volta di Norcia nella giornata di sabato. In Umbria il gruppo si fermerà fino al 30 luglio al Bianconi Sporting Center, con in programma anche una serie di amichevoli ancora da ufficializzare. Questo è l'elenco dei convocati: portieri Cici Zola, Saloni, Alex Valentini, difensori Barbato, Ceccaroni, Crocchianti, De Col, Martic, Migliore, Postigo, Tamas, Terzi e Nahuel Valentini. Centrocampisti Acampora, Awa, Bastoni, Errasti, Juande, Maggiore, Pulzetti, Vignali. Attaccanti Calaiò, Ciurria, Iemmello, Mastinu, Nenè, Okereke, Antonio Piccolo, Piu. Tra questi qualcuno potrebbe anche non partire per il ritiro, come Calaiò o Ciurria, richiesto dal Livorno, che vorrebbe anche Gennaro Acampora. Destino tutto da decidere anche per Leandro Cicizzola, con lo Spezia pronto a confermarlo almeno fino a che non arriveranno offerte concrete. Ci sono poi alcuni giovani interessanti, a partire dal portiere Saloni, i difensori Barbato e Crocchianti, i centrocampisti Bastoni, Vignali e Maggiore, prodotti di eccellenza di casa Spezia, affiancati dal talento nigeriano Awa e per l'attacco l'agilità di Okereke e la promessa dell'Empoli Piu. L'attaccante 21enne di Udine sbarca in riva al Golfo con la società bianca, che si è riservata il diritto di riscatto, così come l'Empoli l'eventuale controriscatto del calciatore, che ha già esordito con la maglia azzurra della Under 21. Si resta in attesa di 2 o 3 rinforzi di peso, magari esuberi delle risicate rose della Serie A, che possano chiudere il cerchio sull'organico che affronterà la prossima stagione cadetta. Al via anche la campagna abbonamenti, che nella prima giornata riservata alla fase di prelazione ha visto staccare 150 tagliandi. Parliamo ancora di calcio, perché l'USD Fezzanese Calcio 1930 ha reso noto lo staff di mister Massimo Plicanti in vista della prossima stagione del torneo. Nel ruolo di allenatore dei portieri è confermato il professor Doriano Coselli, che già da varie stagioni lavora nel sodalizio del presidente Arnaldo Stradini. A lui si aggiungono il nuovo preparatore atletico Massimo Baudone, nell'ultima stagione all'Erici Castel, ma anche ex preparatore alle giovanili dello Spezia Calcio e alla Sarzanese in Serie D, proprio con mister Plicanti. Nel ruolo di massaggiatore Giuseppe Ciani, che arriva direttamente dallo Spezia Calcio, ma anche lui aveva già collaborato con Plicanti alla Sarzanese.
Cambiamo sport, la Venera Azzurra ha partecipato alla 9ª edizione del Festival Internazionale di Pallanuoto Giovanile a Bauaba a Lignano Sabbiadoro. La rassegna ha visto la partecipazione di società provenienti da ogni angolo del pianeta. I partecipanti hanno preso parte anche ad un workshop con tema integrazione e scambio culturale. Ce ne parla Alberto Rocori. La formazione maschile Under 11 di pallanuoto della Venera Azzurra ha partecipato al 9º Festival Internazionale Abba Uaba a Lignano Sabbiadoro. Accompagnata dai tecnici Vittorio Pelli ed Andrea Chines, i giovani ragazzi spezzini hanno disputato la rassegna contro coetanei provenienti da tutti gli angoli del pianeta. Erano infatti presenti al torneo ben 123 squadre, 1.446 bambini e sono stati messi a segno 5.136 reti. In vasca si sono date battaglia le migliori scuole pallanuotistiche della penisola, ma anche importanti rappresentanze provenienti da tutto il mondo, in particolare da Stati Uniti, Brasile, Francia, Montenegro, Grecia, Svizzera, Romania, Slovenia ed Egitto. La Venera Azzurra, ribattezzata nell'occasione del torneo come Little Shark, ha disputato 12 partite con il lusinghiero risultato di 5 vittorie. Suggestiva e coinvolgente la cerimonia di premiazione con ospite d'eccezione Paolo De Crescenzo insieme a Lucio Pisani e al noto tecnico statunitense di origine italiana Dante Dettamanti. I piccoli squaletti sono stati poi salutati da un ex campione di caratura internazionale, quale l'ex azzurro Roberto Calcaterra. Quest'ultimo ha poi consegnato alla squadra partecipanti una coppa e un pallone di pallanuoto. Il Festival di Lignano d'Oro comunque non è solo sport, ma anche educazione alle regole della convivenza civile. Sono stati infatti organizzati eventi collaterali in grado di coinvolgere e far interagire i piccoli pallanuotisti al di fuori dell'elemento acqua. I ragazzi hanno preso parte ad un workshop in tema di integrazioni e scambi culturali e a tal scopo è stato premiato miglior disegno tra varie squadre. Con questa importante manifestazione la Venera Azzurra chiude la sua intensa stagione che ha visto i santerenzini impegnati in vari concentramenti organizzati dalle società sotto l'egida della federazione. Brutte notizie per il cielo per domani, perché si prevedono temporali anche forti per la mattinata, poi a partire dalle ore centrali aria più fredda e secca porterà al dissolvimento della copertura nuvolosa più marcata sulle coste. In serata potrebbero verificarsi nuovi temporali, i fenomeni più intensi sono attesi sui versanti padani del centro Levante. Quindi sulla costa al mattino si potranno verificare possibili temporali e rovesci anche moderati o forti, al pomeriggio il cielo sarà irregolarmente nuvoloso. I venti in generale rinforzo fino a forti o di burrasca in prevalenza da sud-ovest, il mare sarà in aumento fino ad agitato con mareggiate. Le temperature oscilleranno tra una minima di 22 gradi e una massima di 28 gradi. Per questa edizione del TLS Giornale questa era davvero l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata su Teleliguria Sud, arrivederci.